Per poter creare una voce direttamente dall'editor Elenco Prezzi, basta pigiare dalla tastiera il tasto INS. Editiamo così il codice di tariffa, la descrizione estesa della voce, l'unità di misura, il prezzo unitario. Attraverso la toolbar contestuale, è possibile formattare il testo, quindi è possibile indicare grassetto, corsivo, sottolineato, decidere un diverso allineamento, quindi a destra, centrato, a sinistra o giustificato, cambiare il colore del testo ed evidenziarlo. Attraverso la selezione del bottone contestuale Altri dati della voce di Elenco Prezzi è possibile assegnare alla voce i capitoli. Troviamo l'elenco dei capitoli attualmente presenti nei dati generali del documento. Se vogliamo, in questa fase è possibile aggiungere ulteriori capitoli. Confermando, la voce viene assegnata al nuovo supercapitolo. Con F2 chiudiamo l'editor dei dati della voce. È possibile creare o modificare una voce anche attraverso la finestra di dettaglio. Per attivarla basta selezionare il bottone Mostra dettagli vista. Premendo INS della tastiera, dai dettagli creiamo una nuova voce di Elenco Prezzi. Ne indichiamo quindi il codice. La descrizione estesa possiamo editarla, oppure, se l'abbiamo copiata precedentemente da un word processor, possiamo, attraverso il menu locale, incollarla. È possibile indicare anche la descrizione sintetica che può essere editata, oppure può essere generata automaticamente dall'estesa. Indichiamo l'unità di misura, il prezzo unitario. Nelle informazioni aggiuntive possiamo scegliere anche il relativo capitolo di appartenenza. Per ciascun elemento è possibile indicare anche la tipologia di risorsa, portare avanti per ciascuna voce di Elenco Prezzi fino a 5 prezzi diversi. Nel foglio Avanzate è possibile indicare un'ulteriore descrizione della voce, un'incidenza della manodopera, un'incidenza della sicurezza. Per chiudere la finestra dettaglio, basta selezionare Mostra dettagli vista.